centinaia di metri per affaticati e Barber. Proprio sprint, un testa a testa diretto tra queste due atlete. Eccole sulle fondo, in prima posizione c'è Camilla Barber, la casacca azzurra della Rodman Power Pink by Nolese. Leggero rallentamento preliminare alla partenza dello sprint. Volata, attenzione, parte Camilla Barber, parte sulla sinistra. Camilla Barber vince a Benidorm, piazza d'onore per Giulia Faticati, ma andiamo subito allo sprint per il bronzo, la medaglia di bronzo, la terza posizione, lo sprint lunghissimo del gruppo ancora Nolese. Ad un certo punto, quando mancava un giro e qualcosa in più, il gruppo sembrava rientrare su di voi, si era portato da un vantaggio vostro di quasi un minuto a meno di mezzo minuto. Avete subito risposto, avete subito rilanciato e poi a due vi siete giocati il successo. Sì, beh, siamo partite all'inizio del secondo giro, ci siamo sempre dati cambi regolari. Poi quando all'ultimo giro più o meno abbiamo iniziato a studiarci un po', abbiamo accorciato molto di più i cambi tra noi due per studiarci appunto. Poi alla fine siamo arrivati all'inizio dello strappo, quindi più o meno gli ultimi 300 metri, io mi sono messa davanti e l'ho studiata fino alla fine, finché poi non sono partita e sono riuscita a vincerla. Giulia, per Giulia intendo affaticati, quanto c'è di soddisfazione in questo secondo posto, in una corsa davvero generosissima anche da parte tua? Sì, c'è tanta soddisfazione perché comunque sa di aver dato tutto e va benissimo così. Eleonora Gasparini, prima su questo traguardo lo scorso anno, terza quest'anno, ma è il festival della vostra squadra, il festival della Rodman Nonese, che ha occupato due dei tre gradini del podio. Sì, non poteva andare meglio, sono contentissimo. Anche tu una volata decisa, secca e inequivocabile sul gruppo che inseguiva. Sì, diciamo che questo è abbastanza il mio terreno, questi strappi brevi così, è partita abbastanza lunga e ho dato tutto fino alla fine. www.pianetaciclismo.it, il sito che ti racconta il tuo sport preferito. www.pianetaciclismo.it, il ciclismo come non l'avete mai visto.